come Zig Ziglar mi ha disciplinata. Beh, se stai pensando, aiuto, la disciplina è qualcosa che veramente voglio e che non ho, mi ci trovavo anch'io. Cioè, era una cosa che volevo tantissimo, sapevo che mi avrebbe trasformato, sapevo che mi avrebbe cambiato la vita, capito anche a te? Eppure, tutte le volte mi innamoravo di qualche cosa, lo provavo il primo giorno ed ero euforica. Continuavo a parlare di questa cosa che avevo appena iniziato. Il secondo giorno già facevo un po' fatica, il terzo giorno non ne parliamo, mollavo per iniziare un'altra cosa. E guarda caso, non avevo nessun risultato. Ti capita? Caspiterina, cioè. Era qualcosa che veramente lo sento ancora adesso, quella pesantezza. E in quell'occasione io ricordo che ho conosciuto Zig Ziglar da un libro che non so, non ricordo se mi è stato regalato, se l'ho comprato perché ero in libreria e ho visto qualcosa, un libro che mi attraeva. Non lo so, non ricordo. So solo che avevo un obiettivo preciso con il libro di Ziglar ed era capire il segreto. Che mai è accaduto? Beh, prima di questo ti dico chi è Zig Ziglar. Zig Ziglar è il padre della motivazione americana e diciamo universale più o meno. Io lo vedo come tantissime persone. Purtroppo non c'è più, ci ha lasciato, ma la sua legacy, quindi la sua filosofia, i suoi libri sono rimasti e ispirano veramente tantissime persone, tra cui anche la sottoscritta. Ritorniamo al qual era la scorciatoia, il segreto. Ok, io volevo il segreto, io volevo la scorciatoia, io volevo quella cosa che avrebbe cambiato la mia vita. E non sapevo che avrei aperto il libro e nel libro c'era una vignetta con scritto: non ci sono scorciatoie. La strada del successo non ha ascensore. E c'era una vignetta, quindi c'era un disegnino con un ascensore con scritto non funziona. E poi accanto c'era una scalinata e sull'ultimo scalino c'era scritta la parola successo e c'era questa scala. Allora, d'impatto, volevo, proprio per l'indisciplina, per dire, cioè, che faccio adesso? Ho preso un libro, ma lo vado a leggere, ma ha già detto, senza leggerlo, mi ha detto che non ci sono scorciatoie. E invece no, lì è stato il mio primo modo di diventare disciplinata, il aver fiducia che se c'era alla fine della scalinata, la parola successo, avrei dovuto percorrere gli scalini a uno, quindi avrei dovuto leggere le pagine e quella è stata la prima lezione. Poi l'apice è stato nel momento in cui Ziglar racconta una storia, la storia in cui durante un check-up medico il medico gli dice: signor Ziglar, lei è in formissima per essere una persona di 80 anni. E lui dice: peccato che ne ho 50. Però questa modalità di dire una cosa forte in una maniera, diciamo, anche molto leggera e molto intelligente, fa capire, fa intuire comunque a Ziglar che deve fare qualcosa. Quindi sapeva benissimo di non essere in forma, come magari tu sai di non essere disciplinato, ma detto così dice: devo fare qualche cosa, non voglio essere l'ottantenne perché voglio dimostrare la mia età. Quindi
Non voglio rimandare la disciplina, voglio fare qualcosa adesso. E quello che comunque fa è, dice, vado a correre, ma per una persona che non ha mai corso, deve iniziare a camminare. E ogni giorno aggiunge un blocco, un qualche cosa in più, una distanza maggiore. E lì ho capito. E ho avuto una lezione veramente importante, cioè l'aver aspettato e l'essere andato a leggere le pagine mi ha fatto capire che comunque per arrivare, qualsiasi sia la tua destinazione, devi fare un percorso. Devi fare un percorso, il percorso è fatto di quelli che io oggi chiamo i piccoli passi progressivi, perché non c'è una trasformazione, non c'è bacchetta magica dall'indisciplinato al disciplinato, c'è un percorso che bisogna fare e ogni giorno bisogna allenare la disciplina, che è un muscolo, ok? Quindi con piccoli passi progressivi, cioè il risultato non c'è automaticamente, immediatamente, ma il risultato è progressivo e solo se stai nel percorso e percorri il percorso fatto di piccoli passi progressivi, avrai, progredirai fino alla tua cima, fino a quella che è la tua destinazione, fino a quella che era la mia disciplina. E così io non solo sono diventata disciplinata, ma sono diventata, ho anche poi tratto questa ispirazione per fare le sfide con i piccoli passi progressivi, per scrivere il mio libro di pianificazione strategica, che è un percorso fatto di piccoli passi progressivi. Ecco, io sono Ilaria Cella e sono una consulente della produttività aziendale e delle performance di professionisti che sono ambiziosi e vogliono andare al livello successivo senza stressarsi, ma procedendo quindi con i piccoli passi progressivi. E se vuoi sapere quali possono essere i tuoi piccoli passi progressivi e iniziare un percorso insieme, beh, mi puoi contattare. Mi puoi contattare a ilaria@strategiedibusiness.com. Buona crescita con pianificazione strategica.